Ciao ragazzi, questa volta siamo a Milano dove siamo venuti a incontrare i nostri pazienti che in maggior parte arrivano dalla Sardegna. Tutto molto organizzato, è organizzatissimo. Palmas ha un ufficio splendido perché a noi arriva l'elenco, facciamo la spunta dei passeggeri e non c'è mai stato il minimo inghippo, anche quando tornano dalla Moldavia. I clienti molte volte hanno paura di perdere l'aereo Linate, invece no, invece si arriva giusti. Noi in un'ora, tornando su, in un'ora e un quarto siamo a Linate, quindi poi riprendono l'aereo senza nessun problema. Ora stiamo per andare a Parma, abbiamo tre quarti d'ora per arrivare da qui a Parma. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini. Siamo arrivati all'aeroporto di Parma e ora tutti i nostri pazienti stanno uscendo e staremo qua fino alle 5 e poi ci imbarchiamo per andare a Chisinau. Pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. Più tranquillo. Più tranquillo? Perché bene o male c'è un punto di riferimento, ci sei tu, quindi qualunque cosa succeda. Io ho sempre viaggiato da solo. In gruppo è bello perché riesci a parlare con qualcuno, io l'altra volta non ho parlato con nessuno. E comunque la comodità che se dovesse esserci un problema anche di lingua lì quando sei in Moldavia è chi ti segue, che può gestire la tua problematica. Ci si conosce, quindi è molto utile, perché io ero terrorizzata e adesso lo sono un po' meno perché comunque ci si confronta. All'inizio ero più tesa, adesso sia sull'autobus, comunque senti parlare le persone o magari anche qui nell'attesa incominci a conoscere la gente, incomincia la tensione ad andare via piano piano, ti dicono le loro esperienze, quindi incominci a essere più tranquilla. Il viaggio bello, organizzato molto bene. Vai intanto accompagnato, nel senso che non ti devi preoccupare di nulla perché ci siete voi che a ogni passo insomma ci seguite, e poi ci sono persone che l'hanno già fatto, qui quasi tutti sono già stati lì una volta e quindi ti possono raccontare, già abbiamo scambiato informazioni pratiche come la casa, dove si mangia, come si svolge un po' l'attività anche all'interno della clinica, quindi non è che hai la preoccupazione di arrivare lì e non sapere cosa succede. Quindi, scambi esperienze con quelli che l'hanno già fatto, questo è un grande vantaggio. Ecco. Perché comunque se uno ha qualche problema ti chiede, tu puoi risolvere un problema che lui non riesce a risolvere. Quando sei in compagnia ti diverti perché fai di tutto di più. Ragazzi, allora questo qua è stato il nostro viaggio del 13 di marzo, il primo viaggio di questa primavera. Abbiamo i pazienti soddisfatti, ora stiamo per andare a Chisinau, abbiamo l'aereo dietro a noi, siamo a Parma e andiamo in Moldavia, sono tutti pronti per le cure, infatti da domani si inizia tutto. Tutti quelli che volete partecipare, tutti quelli che non avete ancora prenotato il vostro prossimo volo, sappiate che il nostro prossimo viaggio di gruppo è il 3 e il 10 d'aprile, vi aspettiamo tanti. Perché il viaggio è molto facile, stiamo in compagnia, stiamo bene, non ci siamo stancati e questa è la cosa più importante. Vi saluto ora perché ci dobbiamo imbarcare, io e il mio collega Vasi, e ci vediamo alla prossima, ciao!